l'aspetto non è solo quello di andare in cantiere, ma è soprattutto quello di progettare. Come si può vedere, qui la stanza, in questa stanza nella quale mi trovo, ho preparato tutte le tavole e la contabilità, eccola là, che oggi andrò a illustrare ai committenti. È molto importante in lavori abbastanza grandi come questo, che si tratta della ristrutturazione di una contrada, spiegare ai committenti tutte le fasi progettuali che riguardano ad esempio l'impianto termico, l'impianto elettrico e l'isolamento, e poi andare a vedere i costi che dovranno sostenere per fare questi interventi. Questo è un lavoro molto importante che di solito non si vede, ma è determinante per la buona riuscita degli interventi. Infatti, la conoscenza di questi aspetti da parte del committente permette poi di proseguire in maniera abbastanza chiara e lineare con quello che sarà poi l'iter in cantiere. Perciò la parte di contabilità alle mie spalle è importante, e poi la parte progettuale altrettanto importante, e questa viene definita con delle riunioni che vengono fatte a degli step prestabiliti appunto per informare il committente sull'avanzamento della costruzione o della ristrutturazione del proprio immobile. Ciao a tutti da Nicola Pretti, e andate pure sul sito edicibaitalia.com. Ciao!